Ciao, vediamo insieme due principali funzioni del software, load file e autotask. Selezioniamo una delle due modalità in base a ciò che dobbiamo fare. Queste funzioni permettono di importare all'interno del software il file fustella, che vi ricordo deve essere in formato DXF. Per accedere ad entrambe, apriamo il software, andiamo sul locator e clicchiamo l'icona System. Ma facciamo un esempio. Selezioniamo load file. Apriamo la cartella da cui vogliamo importare il tracciato e clicchiamo su Open. Sulla finestra appare la fustella selezionata con tutti i suoi elementi di taglio, mezzo taglio o cordonatura. Procediamo ora con il lavoro. Portiamo la telecamera sul punto di marcatura iniziale e possiamo dare l'avvio. La modalità load file serve per eseguire un lavoro alla volta, utile per effettuare dei test prima di procedere con il lavoro definitivo. La funzione autotask prevede lo stesso identico procedimento, ma a differenza permette di impostare il numero di copie che vogliamo realizzare. Clic su Autotask, selezioniamo sempre la cartella da cui vogliamo importare il tracciato e clicchiamo su Open. Di seguito appare una finestra dove inseriamo il numero di copie che vogliamo realizzare. Ad esempio, mettiamo 5 e diamo l'ok. Da questo momento potete far lavorare la macchina in totale autonomia. Lei, solo dopo aver terminato tutte le copie, si fermerà. Vediamo nel prossimo tutorial dove vedremo insieme un'altra funzione del software.